Una settimana fa era la difesa, ora è l'attacco ad essere in piena emergenza e di conseguenza tutto il Napoli, che si prepara alla sfida di domenica al Franchi di Siena. Già senza Lavezzi, out per 20 giorni, oggi si è fermato anche Denis, al play in argentino della sfortuna. Poco cambierà comunque perché il Tanque non sembrava il più indicato a sostituire il Pocio nella sfida coi bianconeri di Giampaolo. Il centravanti alle prese con un affaticamento muscolare. Nei prossimi giorni si verificheranno le sue condizioni, che tuttavia non sembrano essere eccessivamente preoccupanti. Cercasi vice Lavezzi dunque, mica roba da poco. La sfida è partita e Donadoni, si è capito, farà giocare solo chi è più in forma. Nessuna gerarchia, tutti o quasi partono sullo stesso piano. Ipotesi numero uno in attacco, la più probabile, Zalaieta con Pia, già collaudati a Genova, contro la Sampdoria. Oppure Zalaieta con Russotto, mai titolare quest'anno. Terza ipotesi, Zalaieta con Datolo alle spalle. Ovunque comunque c'è Zalaieta, intoccabile dopo quel gol all'Inter. Ancora differenziato intanto per Rinaudo, bloccato dalla lombalgia. Mentre è tornato in gruppo, pazienza, dopo un violento attacco influenzale. Domattina allenamento e poi partenza per il ritiro toscano. Ancora con qualche dubbio, c'è da starne certi.